Eccomi ritornata. Allora, oggi è. Oddio, che giorno è? Mi ricordo più. Dovrebbe essere sabato. Aspettate. Ok, c'ho tutto scarico. Ok, sì. Oggi è sabato 9 maggio. Perdonatemi, ma questa settimana non ho vloggato una mazza. È stata la settimana un po' in generale dell'uscita dal lockdown generale, quindi diciamo che un po' ci siamo anche animati, ecco. E a parte che, vabbè, cioè, dopo 8 settimane di video e quindi 56 giorni di lockdown, ho detto ok, devo prendermi una pausa perché stavo morendo. Cioè, nel senso, bellissimo registrare quei weekly, però è anche abbastanza tosto, insomma. Niente, poi mi sono presa comunque un po' di tempo per me perché sono stata un paio di giorni su da Marco. Quindi, vabbè, cioè, non è che ci siamo messi. Cioè, sì, a dir la verità, se mi seguite su Instagram, abbiamo provato a fare la pizza insieme. Poi, vabbè, sono sorte tot polemiche da parte di alcuni di voi, però penso di aver risposto in maniera onesta e anche in maniera molto tranquilla, insomma. Soprattutto per il fatto che ho visto, insomma, che ho veduto, si dice, che ho visto Marco. Vi stavo dicendo che stamattina mi lavo, ripeto, e ripeto, insomma, tutto il mio programma, e perché comunque ho un esame anche abbastanza imminente, quindi vabbè, sono sparita anche per questo. Poi ho avuto anche delle robe da fare in università, insomma, quindi ho detto vabbè, pausa un attimo video, insomma. E niente, poi più tardi vado su da Marco, basta, basta, basta. Cioè, diciamo che questa è più o meno la mia giornata. Aia, mi fa malissimo il naso. Avete presente quando avete tipo le croste che fanno malissimo? Ecco. C'hanno proprio il coso per fare i brownie. Ragazze, ultimamente sto cercando di tenere sempre le unghie super corte, vedete? Spero che si riesca a vedere qualcosa. Utilizzo sempre il mio amico fidato, questo. Io non so voi come vi tagliate le unghie, ma io senza questo penso che impazzirei. So di gente che le taglia o le mangia, oppure le taglia tipo con le forbicine. Le forbicine. Ovviamente ho sempre utilizzato questo, che appunto la utilizzo alla fine come maschera per i capelli. La metto la sera prima, lo lascio agire e devo dire che fa un bel lavoro con me. Allora, ragazze, non sono nuda, cioè c'ho l'accappatoio, cioè l'accappatoio, come si dice, l'asciugamano. E niente, io mi sono docciata, ho utilizzato praticamente gli stessi prodotti che adesso vi faccio vedere, così faccio un mini aggiornamento. Sto continuando ad utilizzare questo shampoo, che praticamente appunto è specifico per la dermatite seborroica. A quanto pare, diciamo che rispetto a quel prurito che sentivo molto più spesso, insomma, un po' è migliorato, però sarà tipo la quinta volta che lo utilizzo da quando l'ho comprato. Però devo dire che è stato un acquisto molto soddisfacente, insomma. Altra cosa bagnaticcia che ci tenevo a farvi vedere, questa è una maschera di Fito che mi avevano inviato 200 anni fa. No, vabbè, 200 anni fa no. Comunque è una maschera appunto specifica per i capelli trattati, quindi soprattutto per i capelli trattati danneggiati, secchi, eccetera. E all'interno si presenta così. Io utilizzo questa maschera come balsamo alla fine, perché con lo shampoo che vi ho fatto vedere mi fa comunque un effetto che a me piace. Cioè, comunque i capelli sono morbidi senza balsamo, eccetera. Quindi ho detto vabbè, quasi quasi faccio solamente la maschera, poi uso sto shampoo e basta. Poi ultimamente sto utilizzando questo qui, che è praticamente la crema gel effetto urto contro gli inestetismi della cellulite. Vabbè, ce l'avevamo in casa e dato che principalmente la utilizza mia mamma, però avevamo finito il flaconcino, facciamo un po', ho detto già che ci sono, dato comunque dobbiamo finirlo, ho detto vabbè dai, la uso anch'io. E mi piace tantissimo l'odore di questo prodotto della Geomar. Si prende banalmente al supermercato, che poi faccia gli effetti che fa. Allora, sì, ma a lungo termine, nel senso che se lo utilizzate per 2, 3, 4 mesi, ecco. Però vabbè, comunque l'avevamo presa, finirla, dobbiamo finirla, quindi ho detto vabbè dai, finiamola. Poi volevo farvi vedere anche questo, che non so se ve ne ho mai, no, sì che ve ne ho parlato. Comunque, questo è un deodorante bergamotto e lime della Schmilz che presi ai tempi sul sito di Eccoverde. Ultimamente, vabbè, a parte che ho svuotato il barattolino
e volevo riutilizzarlo, insomma, questo barattolino. Ultimamente ho messo il prodotto dentro questa cialdina. Ok, e niente, sto utilizzando questo deodorante e mi trovo molto bene. A dire la verità, vabbè, sapete che o non metto niente io, oppure metto comunque principalmente deodoranti, come si dice, in crema, ecco. Non utilizzo quelle robe in spray che a me personalmente non piacciono. Un'altra alternativa che però non è bio, cioè non è naturale al 100%, invece questo deodorante qui sì, perché si può anche fare in casa banalmente. E questo qui è quello che io mi sono fatta in casa. Ci sono 250.000 tutorial, vi prego, non chiedetemi di fare un tutorial, perché andate a vedere tipo la pagina di Simona e lei veramente ha fatto tipo tutorial sul deodorante, dentifricio, eccetera, quindi... E niente, in alternativa appunto questo è quello che c'è in casa, che generalmente prendiamo in farmacia, in farmacia, perché noi abbiamo una... farmacia e parafarmacia insieme, però di solito si prende anche tipo in erboristeria, ed è l'Albolario Deo Gel. L'Inci non è perfetto, però devo dire che mi trovo molto bene, perché anche proprio a livello di freschezza, di odore, non è tanto pesante, però comunque su di me dura. Ovvio, se poi sudate tantissimo, è normale che dopo un po' si puzzi, penso. L'altra cosa che sto utilizzando sul corpo ultimamente è questo olietto di argan. Questo qui l'ho preso banalmente al supermercato perché era in super sconto e niente. La maschera che mi sono fatta, che adesso mi devo assolutamente levare, è sempre lei. Questa l'ho dovuta far veloce perché non avevo voglia di stare lì a crearmi maschere. Di solito utilizzo l'argilla verde, un po' d'acqua. Ragazze, sono vestita e sono pronta per andare a studiare. I capelli li laverò dopo. Cioè li laverò, li asciugherò dopo, volevo dirvi. Comunque, dato che è da mo' che... Madonna mia, cioè non si riesce a vedere niente. Da mo' che non ve li faccio vedere. Questi... Allora, questo qui secondo me è sterile, lo lascerò ancora un po', però vediamo. E volevo farvi vedere... Finalmente ho piantato le mie piantine di avocado. Spero che si veda qualcosa, perché c'è un sole della Madonna e non si vede ogni mazza. Ottimo. Vi erano mancate le mie piantine. Allora, ragazzuole, eccomi qua. Madonna, perdonatemi, sono tenuta molto casereccia. Tra l'altro questa qui è la prima volta che metto questa maglietta, lo sapete. Cioè l'avevo comprata tipo per 10 euro, super scontata, della Levi's. E solo adesso ho avuto la possibilità di metterla. Vabbè, niente ragazzi, io mi sono rifatto un caffè perché stamattina non ingrano proprio per una fava. E... devo ripetere, mamma mia, cioè è proprio una parte che io detesto ripetere, però vabbè, purtroppo tra oggi e domani devo finire di ripetere almeno due volte due parti, perché sono solo 50 pagine, un quarto di esami, vabbè, però comunque è la parte più importante. Voilà! Allora, è passato un sacco di tempo, io ho studiato, ho mangiato e stavo facendo i biscotti e niente, insomma, nulla di che, ragazzi, ho fatto i cookies, proprio la ricetta classica che potete trovare ovunque, e li volevo portare anche su da Marco. Madonna, sono... oddio, sfasata. Però, tra l'altro fa un caldo della Madonna fuori, quindi vabbè, vedrò che fine farò. Cioè, mi viene il caldo solo al pensiero che devo uscire. Comunque, niente ragazzi, io volevo semplicemente farlo chiaro con voi, insomma, spero che il video un po' della mattinata passata insieme vi abbia tenuto compagnia, e so che comunque i daily vlog, ecco, comunque day my life, adesso non so bene come lo chiamerò questo video, li preferite anche un po' di più, no? Rispetto ai weekly. Sì.
cioè almeno così vedo dai sondaggi di Instagram di solito. Comunque giuro che tornerò prossimamente con dei video un po' più decenti, promise. E però so che appunto di solito viene apprezzata di più la semplicità del video piuttosto che, oddio, invece di altro, ecco. Vi faccio vedere i biscotti prima di lasciarvi, va? Eccoli qua. E niente ragazzuoli, io mentre aspetto i biscotti continuo a ripetere un po', così mi porto avanti. Non ne posso più. Però vabbè, lo devo fare. Tra l'altro cioè, mi sono fatta di quei bigini super, sperando che servano a qualcosa. Non lo so come andrà sto esame, ragazzi, vi farò sapere perché... Bah. Sono molto combattuta, molto. Cioè, perché non è che la so benissimo, devo essere sincera. Niente. Tace, me ne farò una ragione. Dai, continuo a studiare un po'. E niente, noi ci sentiamo in un prossimo vlog. E basta. Oh,